Avevano guardato insieme la partita a Novara Trapani, poi in un bar avevano ingaggiato una pesante lite, finita male per un 44enne di granozzo con Monticello, Andrea Gennari, ritrovato dai carabinieri, sepolto nella zona degli orti di Santa Rita, alla periferia nord di Novara, poco distante dal bar nel quale era iniziata la discussione, finita a quanto pare in strada a colpi di spranga. Il corpo ritrovato qui tra via Scalise e via Monterosa nelle scorse ore aveva segni pesanti di violenza. I carabinieri avrebbero già fermato il presunto responsabile, il quale secondo indiscrezioni messo alle strette avrebbe fatto parziali dichiarazioni. Le ricerche dell'uomo erano iniziate ieri dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla madre del 44enne. Questa mattina al lavoro il nucleo rilievi scientifici dei carabinieri e i vigili del fuoco. Cronaca, per così dire, minore a Craveggia, nel VCO dove un uomo, un 58enne, si è svegliato tra le fiamme della coperta che lo avvolgeva, trasformandolo ben presto in una torcia umana. Il fatto questa mattina, attorno alle 5.30, sul posto i vigili del fuoco di Domodossola, i volontari di Santa Maria Maggiore e l'ambulanza del 118. I danni riportati in casa, un appartamento dove le fiamme sono state subito spente, sono limitati. Ben più gravi invece le ferite riportate dall'uomo che è stato trasportato al CTO di Torino. È in coma farmacologico in rianimazione. Le... Le cause dell'incendio sono in via di accertamento, forse il rogo è partito da una coperta elettrica o da una candela.